Unità 4. Conversazione. Ascoltate. Quando vai all'università, Paolo? Ci vado giovedì. Quando andate a teatro? Andiamo a teatro sabato. Quando va al mercato la signora Martini? La signora Martini va al mercato il lunedì. Quando va a Venezia? Va a Venezia il venerdì. Ripetete. 1. Quando vai all'università, Paolo? 2. Ci vado giovedì. 3. Quando andate a teatro? 4. Andiamo a teatro sabato. 5. Quando va al mercato la signora Martini? 6. La signora Martini va al mercato il lunedì. 7. Quando va a Venezia? 8. Va a Venezia il venerdì. Rispondete e ripetete. 9. Quando vai all'università, Paolo? 10. Ci vado giovedì. 11. Quando andate a teatro? 12. Andiamo a teatro sabato. 13. Quando va al mercato la signora Martini? 14. La signora Martini va al mercato il lunedì. 15. Quando va a Venezia? 16. Va a Venezia il venerdì. Ascoltate. Io ascolto la radio la domenica. Anna lavora presso la signora Bianchi il martedì. Il signor Bianchi va in banca il mercoledì. Francesca fa una passeggiata il sabato. Rispondete e ripetete. 21. Quando ascolti la radio? 22. Io ascolto la radio la domenica. 23. Quando lavora Anna presso la signora Bianchi? 24. Anna lavora presso la signora Bianchi il martedì. 25. Quando va in banca il signor Bianchi? 26. Il signor Bianchi va in banca il mercoledì. 27. Quando fa una passeggiata Francesca? 28. Francesca fa una passeggiata il sabato. Ascoltate. Io parlo con Paolo. Paolo studia l'inglese. Anche Francesca e Giuseppe studiano l'inglese. Tu studi l'inglese? Sì, studio l'inglese a scuola con Paolo. Noi studiamo l'inglese commerciale. Anche voi studiate l'inglese? No, noi non studiamo l'inglese. Studiate lo spagnolo? Sì, studiamo lo spagnolo a scuola. Ripetete. 29. Io parlo con Paolo. 30. Paolo studia l'inglese. 31. Anche Francesca e Giuseppe studiano l'inglese. 32. Tu studi l'inglese? 33. Sì, studio l'inglese a scuola con Paolo. 34. Noi studiamo l'inglese commerciale. 35. Anche voi studiate l'inglese? 36. No, noi non studiamo l'inglese. 37. Studiate lo spagnolo? 38. Sì, studiamo lo spagnolo a scuola. Ascoltate, voi studiate lo spagnolo. Voi parlate molto bene lo spagnolo. Loro lavorano a Londra. Loro parlano molto bene l'inglese commerciale. Anche noi studiamo l'inglese commerciale. Noi lavoriamo da Bruni Importazioni e Esportazioni. Rispondete e ripetete. 45. Voi studiate lo spagnolo? 46. Sì, studiamo lo spagnolo a scuola. 47. Parlate molto bene lo spagnolo? 48. Sì, parliamo molto bene lo spagnolo. 49. Lavorano a Londra? 50. Sì, lavorano a Londra. 51. Parlano molto bene l'inglese commerciale? 52. Sì, parlano molto bene l'inglese commerciale.
53. Anche voi studiate l'inglese commerciale? 54. Sì, noi studiamo l'inglese commerciale. 55. Lavorate da Bruni importazioni e esportazioni? 56. Sì, lavoriamo da Bruni importazioni e esportazioni. Ascoltate. Dove vai, Piero? Vado all'università. Ho una lezione di italiano. E tu, Paolo? Io vado in biblioteca. Ho un appuntamento con Maria. Abbiamo un esame domani. Studiamo tutto il pomeriggio. Abbiamo da leggere un libro intero. Paolo e Maria hanno un appuntamento in biblioteca. Piero ha una lezione di italiano. Rispondete e ripetete. 67. Dove vai, Piero? 68. Vado all'università. 69. Hai una lezione di italiano? 70. Sì, ho una lezione di italiano. 71. Dove vai, Paolo? 72. Vado in biblioteca. 73. Hai un appuntamento? 74. Sì, ho un appuntamento con Maria. 75. Avete un esame domani? 76. Sì, abbiamo un esame domani. 77. Studiate tutto il pomeriggio? 78. Sì, studiamo tutto il pomeriggio. 79. Avete da leggere un libro? 80. Sì, abbiamo da leggere un libro intero. 81. Paolo ha una lezione di italiano? 82. No, Paolo non ha una lezione di italiano. 83. Paolo e Maria hanno un appuntamento? 84. Sì, Paolo e Maria hanno un appuntamento. 85. Piero ha una lezione di italiano? 86. Sì, ha una lezione di italiano all'università. Ascoltate. Francesca, hai il numero di telefono di Maria? No, non ho il numero di telefono di Maria. Telefonate a Piero. Ecco il suo numero. 43 05 69. Come? 43 05 69? Grazie. Telefoniamo subito a Piero. Pronto? Piero? Sono Paolo, come stai? Molto bene, grazie. Hai il numero di telefono di Maria? Sì, un attimo. Ecco, 21 78 53. Come? 217 853. Tante grazie. A presto, Piero. A presto, Paolo. Ripetete. 87. Francesca, hai il numero di telefono di Maria? 88. No, non ho il numero di telefono di Maria. 89. Telefonate a Piero. Ecco il suo numero. 90. 43 05 69. 91. Come? 92. 4 3 05 69. 93. Grazie. 94. Telefoniamo subito a Piero. 95. Pronto, Piero? Sono Paolo, come stai? 96. Molto bene, grazie. 97. Hai il numero di telefono di Maria? 98. Sì, un attimo. Ecco. 21 78 53. 99. Come? 100. 217 853. 101. Tante grazie. A presto, Piero. 102. A presto, Paolo. Unità 4. Dal vivo. Ascoltate.
Andiamo al cinema? D'accordo. Quando? Oggi? No, è impossibile. Peccato. Ripetete. Andiamo al cinema? D'accordo. Quando? Oggi? No, è impossibile. Peccato. Ascoltate. Gran bel film. Hai ragione. Mastroianni è fantastico. È vero. Recita maledettamente bene. Ripetete. Gran bel film. Hai ragione. Mastroianni è fantastico. È vero. Recita maledettamente bene. Ascoltate. Maria non mi sembra molto simpatica. Ti sbagli, mamma. È un po' timida, non parla molto, ma è carina. Forse hai ragione tu. Ripetete. Maria non mi sembra molto simpatica. Ti sbagli, mamma. È un po' timida. Non parla molto, ma è carina. Forse hai ragione tu.